Ecco. Grazie mille. Cosa ne dici? Tu hai mangiato, suppongo, tanti pizza nella tua vita. Centinaia e centinaia di pizza tu hai mangiato. E come questa, secondo te? Ti ricordi la tua prima pizza che hai fatto? Today we're going to eat the pizza that was elected to be the best pizza in Italy for the year 2021. The restaurant is called I Massagnelli and Francesco Martucci is the guy. According to the 2021 Best Pizza Awards, this guy makes the best pizza in Italy. So we are going to take a train about an hour outside of Napoli and check it out. Let's see how good is the best pizza in Italy. Supposedly it's divine, but we won't know until we'll try, right? So let's go ahead and try it. We are here in Naples Central Station and we're gonna take the train all the way up to Caserta, which is right here. Now it should be a very quick 10-minute walk to the restaurant. Ah! There's heavy rain and I have like another 10 minutes to walk. Oh, there it is. Oh my god, there's a queue outside. Oh my god. Oh no. Ma hai prenotato online o telefonicamente? Online. This is crazy. Grazie. Grazie mille. And here it is. Let's check out the menu. The best pizza in Italy. And you can get a pizza for 5 euros. This is just insane. Yes, Mr. Matucci won the best pizza in Italy, but he is still, he doesn't forget where he's from, and he doesn't forget that pizza is made for the people. Pizza is not for the rich, pizza is for everyone. And he sells pizzas in 5 euros. This is just incredible. Visto che c'è quella della Caserta. Made in Caserta. Made in Caserta. È come praticamente una margherita con mozzarella di bufala. Sì. Con l'aggiunta poi di salsiccia a punta di coltello. Sì, proverei quella di Caserta. La Made in Caserta. Sì. Ecco. Made in Caserta. Grazie mille. Grazie. Ok, guys. It is here. And it's spectacular. It's divine. Ciao! My neighbors are stalking me. Ciao! Okay, it's extremely soft. Extremely delicate. It's amazing. The cheese is amazing. The sauce is amazing. The dough is just, it's so soft and so chewy. The meat is spectacular. Everything is perfect. Just look how beautiful it is, right? Everything combined. All the ingredients form the perfect pizza. About a pizza, it's so simple, it's so complicated, right? Just a few ingredients, but to nail it perfectly you really do need to be an artist, and I think here it's the beauty of simplicity. You just
feel the quality. It's hard to explain, but you feel this is the best dough you've ever held in your life. It remains intact. Just the perfect pizza experience. It's delicious. It's divine. It's everything you want a pizza to be and more. The kids in the table next to me got their pizza and they are just so happy. Tu come ti chiami? Io Gabriele. E la prima volta qua? Sì. Cosa ne dici? Tu hai mangiato, suppongo, tanti pizza nella tua vita? Sì. Centinaia e centinaia di pizza tu hai mangiato? Sì. E come questa, secondo te? Ti piace? Sì. Come ti chiami? Come? Chiara. E cosa ci pensi sulla pizza? Non lo so. Non lo sai? E ha vinto la pizza più buona in Italia. Lo sapevi? Ma sì. Ti piace però? Ok. Grazie, buon appetito. Ciao, ciao, grazie. This is very exciting. Salve. Ciao, molto piacere. Piacere. Ho visto che sul menù c'è la margherita per 5 euro. Sì, sì. Allora tu potresti venderli per 10, per 15, ma hai scelto? Hai scelto di no. È importante saper guadagnare e saper fare business, no? Sì. Però strafare su un prodotto che ha solo 3 ingredienti, pomodoro, mozzarella e olio extravergine, quello e basta, sarebbe un po' disonesti, sì. Dai. Sì. Potrei mettere la firma e dire 8 euro, no? Sì. Come hai detto tu. È onesto e dell'opportunità. Anche chi non può spendere tanto, di sedersi, sì, e gustare una pizza come una persona che può spendere tanto. Non facciamo differenze qui. Sì. Qui sono tutti amati allo stesso modo i nostri clienti. Sì. Sei di Caserta? Io sono di Caserta, Caserta, Caserta. Ti ricordi la tua prima pizza che hai fatto? La mia prima pizza, veramente, all'epoca, quando ho iniziato, ero ragazzino, avevo 10 anni, è stata una margherita che mi è caduta dalla pala e non ho mangiato. Ho iniziato col piede sbagliato, diciamo così. Ma perché l'hai iniziato a fare? Per necessità. Avevo 10 anni, a casa non avevamo né la corrente né il gas, quindi per farti capire, dovevo aiutare casa perché c'era questa necessità di portare qualcosina. Ho iniziato a lavare i piatti e i bagni in pizzeria e la sera finivo di lavare i piatti e i bagni e chiedevo al maestro se potevo farmi una pizza, no? E lì ho fatto la prima pizza, dopo ho lavorato, sai, prendevo 5.000 lire al giorno, prima c'erano le lire, potevo contribuire a casa. Ascolta, era grande tua pizza. Mi è piaciuta? Grande, grande. Grazie. Ti ringrazio. Grazie a te. Un bacione. Vabbè, grazie. Grazie. Ok guys, what a guy. So real, so honest, so... Just looking around, thinking about his journey from poverty to an empire. It really makes you think, huh? About the value of hard work and being the best in one thing and making an art out of it and an empire. Just look at him. Just look at him. Incredible. See you on the next video.